Buonasera, buonasera. 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 No, vi chiederete il perché di questo inizio un po' insolito, luci abbassate, niente musica. Abbiamo deciso di dare anche noi il nostro contributo a risparmio energetico. Sì. E sì. Le bollette sono diventate quello che sono diventate. Assolutamente. Ormai la parola d'ordine è diventata proprio risparmio, perciò abbiamo appunto chiesto a Fabio di abbassare le luci, di spegnere i LED e di mettere Filippa in stand-by. e di lasciare accesa soltanto la persona, quella che ride, sì. Che ride sempre. Com'è? Che ride sempre, sì, perché... L'abbiamo collegata a un generatore. Ogni risata produce 60 watt. Prego. Come vuoi fare una risata? Perché può arrivare anche a 80. Sì, sì, sì. Io diciamo che risparmiare è diventata un po' la nostra missione. Io, ad esempio, a casa uso solo energia rinnovabile. Beh, certo, giusto. I pannelli, le pale eoliche, scusa. No, uso le palle eoliche. Ah, allora avevo sì, detto giusto. Però è le palle eoliche. Le palle, no, le palle. Ma perché le palle eoliche? No, le palle perché io guardo la TV, no? Accendo la TV, guardo un TG e mi girano talmente le palle che ci illumino tutto il condominio. Io invece sto cercando di cucinare senza così, con i fornelli, senza accendere, senza usare il gas. Ma come fai a cucinare senza usare il gas? Dai, scusa. E come faccio? Io mangio solo fagioli. Eccolo là. Con i fagioli produco gas, sì. E con quello accendo i fornelli. Sì, però diciamo la verità, cioè, però perdi un po' il profumo dei fagioli, se vogliamo. Beh, ma è l'unica soluzione, guarda, una bella fiammata e pum, vuoi vedere come si fa? No, per carità, no, ho capito il concetto, però ti ripeto, si perdono i profumi, te lo ripeto, sciascia, sa. Va bene, non si può più andare avanti. No. Con questa tristezza così, al freddo, al buio, io vorrei tornare a una visione più poetica. Certo. Della vita, sì, poter vedere albeggiare, sì. E godere dell'argentea luce del mattino, certo. Così come al tramonto, quando lentamente il cielo scureggia. No, da ridagli, Massimo, per cortesia, dai, su, trattieniti. Poi qui era poetica. Bisogna poi ottimizzare, ad esempio, gli elettrodomestici. Io uso solo la lavastoviglie. Sia per i panni che per la cosa, solo per i piatti e i panni, solo la lavastoviglie. Va sì. Bene. L'unico problema è che l'altro giorno ho trovato un calzino nella lasagna. Vabbè, ci si abitua. Vabbè, si abitua a tutto, anche ai cibi nuovi. Questo certo. Ormai è attualità. Tu, per esempio, col calzino cosa ci faresti? Tu ti infili un calzino, no? Non te lo cambi per un mese, poi lo sfili, ci farcisci due fette di fontina e hai fatto il gorgonzola. Ecco. Hai capito che idea? Questo è geniale, davvero. E anche con la TV possiamo dimenticarne, no? Sì. Assolutamente l'uso. Per esempio di Bruno Vespa, Porta a Porta, guardo solo una porta. Ah, risparmi una porta. Sì. Io anch'io, Carlo Conti, tale e quale, guardo solo tale. Ecco, è perfetto. Quale lo risparmio? C'è il problema della siccità. Sì. Ad esempio quest'estate io ho fatto un solo bagno in piscina. Sì. Ma senza acqua. Ah. È stato doloroso. Sì, beh, soprattutto i tuffi, immagino. È molto, molto doloroso, sì. Con i tuffi. Sì. Ne ho fatto uno solo. Beh. Però almeno mi sono salvato la vacanza. Ho e fatto un'intera vacanza e ho risparmiato. Certo. Il problema però adesso è come e in che modo affrontare l'inverno. Ma io credo che basti ingegnarsi un po'. Ad esempio io con i primi freddi, ecco, per risparmiare i caloriferi, mi sono preso un bue e un asinello. Ah, funziona? Fanno un caldo della Madonna. Allora siamo... in perfetta sintonia. Sì, sì. Comunque, per risparmiare tasse, bollette, affitti, tutto sì. Quello che vuoi, l'unica cosa da fare è andare a vivere nelle caverne, nelle grotte. Sì, va bene. Dove trovi le grotte? Scusa. Ci sta, a Castellana Grotte, in Puglia, davanti a una grotta, sì. Mi sono messo là sotto, che poi è pieno, e poi ci arriva pure il pesce fresco e te lo mangi, fa delle belle scofanate. Però la Puglia è lontana, capirai? Io vivo a Roma. A Roma, sì, a Roma. E la grotta dove la trovi? La grotta ferata, sì, una bella grotta. Poi ci ho messo pure col 110%, ho fatto pure la ferata. Se vuoi ho l'abbacchio, c'ho il cinghiale sotto casa, chi mi ammazza a me? Ah, benissimo, bene, bisogna entrare ormai in questo ordine di idee, assolutamente.
Sai che prima dietro le quinte la costumista mi ha detto che anche Fabio ha cominciato a tagliare un po' di cose del programma, a cominciare proprio dai costumi. Beh, speriamo che non tagli troppo, però. Non ci lascerà mica in mutande, no? Ah, come diceva quello, sì. Un piccolo taglio per l'uomo, ma grande risparmio per l'umanità. Sì. Ma speriamo bene davvero nel nostro futuro. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Giulio Solenghi, Massimo Lopez. Grazie ragazzi. Che c'hai combinato qua? State benissimo. Arrivederci. Ciao, a dopo. A dopo. Al tavolo.